Ciao community, finalmente ci rivediamo nonostante tutti i guai che quest'anno, almeno inizialmente, ha portato la rottura del tablet, la rottura del Mac, la rottura di scatole, devo dirtelo, anche perché non sono riuscito a recuperare tutto, quindi questo video esce magari senza tanti effetti, ma forse ti fa anche più piacere. Oggi parleremo dell'amore e anche la presentazione te la faccio così perché dopo 2 giorni di lavoro serrato sul nuovo Mac, la mia scrivania non è proprio in condizioni di essere mostrata. Avevo preso queste piccole candeline per fare il primo video dell'anno. Le hai già viste scorrere mentre parlavo. Sono 3 candeline che identificano le 3 varianti di oggi. La prima sarà il cappello da Babbo Natale. La seconda sarà la casetta. E la terza, infine, sarà il pupazzo di neve. Come ti ho detto, questo è un video che forse torna un po' anche alle origini. Purtroppo quest'anno è partito così, però sono molto fiducioso perché gli anni che per me partono in maniera così traumatica, come il 2020, quando appunto c'è stato un grande cambiamento nella mia vita, alla fine si rivelano anni vincenti. Mi auguro sia così non solo per me, ma per tutti, che questo 2024 porti rinascita. Beh, bando alle ciance, partiamo subito dalla prima variante, il cappellino di Babbo Natale, lo mettiamo qua e andiamo a mettere gli oracoli per chiedere questo 2024 in amore che cosa ti porterà. Cosa ti porterà in amore questo 2024? Come sarà la sfera dei sentimenti, dell'amore, per te che hai scelto la variante del cappello di Babbo Natale. Come vedi, sono state tolte anche le decorazioni natalizie perché questo video esce dopo l'Epifania, anche se oggi mentre registro è l'Epifania, però questi 3 piccoli accorgimenti per la scelta mi piaceva mantenerli, così almeno darti un video. Per te che hai scelto la variante del cappello di Babbo Natale, cosa porta il 2024 nella sfera dell'amore, nella sfera emotiva? Per te che hai scelto la variante del cappello di Babbo Natale, come sarà l'amore nel 2024? E infine andiamo a mettere un oracolo del Woodland Wardens. Per te che hai scelto la variante del cappello di Babbo Natale. Allora andiamo a vedere un po' che cosa vogliono dirci queste carte per questo anno che si sta aprendo. Il guerriero dell'amore, si parte bene, si parte con quella che è la passione. Il guerriero fa pensare proprio all'idea di un qualcosa che si esprime in maniera anche forte. Potrebbe essere un qualcosa che si esprime in maniera totalizzante verso un qualcuno di nuovo, ma verso anche un qualcuno che già c'è, se non addirittura verso un qualcuno che ritorna. La carta ancora non ce lo dice, però comunque ci dice che è un anno di passione, memoria. Ahi, forse qua ci sta veramente il ritornone, ma non è detto. Il fringuello e la pesca, fai valere le tue ragioni, fai ascoltare il tuo canto, fai in modo che le persone possano ascoltare la tua voce. Detta così, con queste carte qua potrebbe essere anche l'anno in cui si tirano le fila di un qualcosa che già c'è, magari un po' traballante, oppure si riabbraccia un qualcuno dal passato, o magari ci si ritrova con qualcuno. Non è detto che qui torni l'ex o la ex, qui può tornare anche una persona con cui magari non c'è stato mai niente, ma con cui nasce un'empatia in più. Comunque, questa carta del guerriero dell'amore è una carta che si rivela molto importante per quello che è l'intero 2024, perché comunque è una carta che parla appunto del fatto che bisogna correre, bisogna quindi parla anche di tempi rapidi, bisogna correre per vedere quello che l'universo ci dà, quindi non bisogna aspettare, quindi se
Secondo me i tempi qui sono anche rapidi e oltretutto bisogna ascoltare il nostro sentire più profondo, in maniera convinta e anche se necessario assertiva. Quindi qui comunque c'è una grande passione in questo 2024, non sarà per tutti nel 90% con un qualcuno con cui c'è memoria. Andiamo a vedere, dai, vediamo. Magari il tarocco di Edmond Dulac ci dice il contrario, magari una memoria da un'altra vita precedente, chi lo sa. Andiamo a vedere per te chi hai scelto la variante del cappello di Babbo Natale. Questo 2024 in amore, cosa porta? Il 2 di bastoni, la decisione, ma anche l'indecisione. Sembra che qui, magari c'è già in questo momento, possa esserci una certa idea di tentennamento, di indecisione, e quindi un po' questo cavaliere quassù viene un po' a dire: guarda, non, appunto, non perderci tempo, non, alla fine, se questo senti, è lì che devi o dovrai andare. Il 2 di coppe, tra l'altro hai 2-2, allora credo che si vada sempre più col riaffacciarsi di qualcuno qua, perché quando mi escono 2-2, in particolare nell'estrazione delle carte 2-2 in sequenza, significa il riprovare a costruire qualcosa, ovvero un successo iniziale che però è sensibile di un miglioramento. E tra la riuscita e il miglioramento ci può essere anche un lasso temporale di fermo o di che comunque nel tempo si rivela un qualcosa di vincente. Il 9 di coppe. Non si può dire che non sia amore qua, anche se fosse un qualcuno con cui magari c'è stata rottura. E poi il bagattello, un qualcosa di fermo che alla fine riparte, forse addirittura per qualcuno all'ombra di una situazione già presente, però è un qualcosa che tu hai nella memoria. Non dico che devi per forza andare questo 2024 a cercare di fare una triangolazione amorosa con un'altra persona, magari semplicemente è un qualcuno che ha più porte aperte o che in questo momento non ha una vita sentimentale stabile. Per qualcuno sarà anche il triangolo, però qui secondo me c'è il riaprirsi di una situazione pregressa o il ritrovarsi con qualcuno che ha fatto parte del nostro passato, anche come amico, amica, compagno o compagna di studi, per riaprire con questo bagattello un qualcosa di inizialmente basato anche su una certa, non voglio dire insoddisfazione, ma su una certa, diciamo, su un certo senso di sfida con questo 2 di bastoni che viene un po' a fare un esercizio del potere, come se si dovesse riconquistarci a vicenda qua. Un po' come se si dovesse recuperare una fiducia che è crollata, 4 di coppe. Il 4 di coppe è una bella carta perché rappresenta la lussuria, rappresenta il lusso, rappresenta lo star bene, però anche una carta di immobilità. E questo 2 di coppe è un po' circondato da una carta di 2 di bastoni che è la necessità di esercitare dominio e decisione, un 9 di coppe che è l'abbondanza ma comunque resta in potenza, un 4 di coppe che è il lusso ma anche quello comunque è fermo, non ha movimento. Quindi vedi che qua c'è un qualcosa di fermo con una regina. Allora, la regina di bastoni quando si parla di amore è una carta molto importante, perché il fatto è che la regina di bastoni prevede sempre, un po' come già hanno detto 2-2, un qualcosa che comunque prima o poi deve evolvere, deve prendere una decisione. Quindi la decisione bene bene è che si fa una coppia fissa, eccetera, la decisione male male è che ci si manda a quel paese per sempre. Ora, considerando che questa regina di bastoni viene su un 9 di coppe, è come se dicesse qui bisogna rompere il silenzio, gli indugi, la paura anche di non piacere,
Ho la paura che la persona non si ricordi più di noi, perché qui è veramente dal passato. Insomma, qui bisogna prendere la decisione per rompere il silenzio. La regina di bastoni può anche essere una carta di messaggi, di comunicazioni, e tra l'altro la persona qua potrebbe essere ben inserita in quello che è il tessuto sociale a livello di posizione. La regina di bastoni può essere un insegnante, uomo o donna, o può essere un professore, una professoressa, può essere un qualcuno che esercita una libera professione a livello di imprenditoria, ma può essere anche un qualcuno che indossa una divisa. Anche qui, più delle volte la regina di bastoni è legata alla divisa militare, ma la divisa esiste anche da postino, da chef. Insomma, la divisa non è soltanto la divisa quella quella marziale dei militari, ecco. E quindi qua c'è veramente un riproporsi di una situazione che al momento è stagnante. E il 5 di denari. Allora, questo 5 di denari viene a guastare un po' la festa. È chiaro che se si parla del valore delle carte per quanto riguarda quella che è la vita più pragmatica, il lavoro, le cose, le mille incombenze quotidiane, un 5 di denari spaventa sempre, soprattutto in relazione con un 2 di bastoni che ne guida un po' l'energia, quindi la necessità di prendere una decisione, di orientare le energie in un momento in cui tutto sembra sfuggire. Ma qualora si parli di amore, c'è il trucco. Ammesso che qui non si tratti di una situazione che va a concludersi, e potrebbe essere, tu che stai guardando, se hai situazioni aperte, potrebbero concludersi proprio per l'arrivo di una persona dal passato, o del rientrare in un qualcuno dal passato, ma il 5 di denari è un po'. Ricordo di aver letto su un manuale, mi sembra curato da Berti, il fatto che comunque i 5 step sono anche quelli che lui associa al rosario e dice sono dolore ma allo stesso tempo piacere. Questo che cosa vuol dire? Io ti ho detto subito che qua c'è una persona che è un po' catatosta e che ci devi lottare un po' per riuscire a ritirare le fila di quello che è stato il passato. Non vuol dire che tu abbia litigato con questa persona, ma potrebbe voler dire che magari questa persona si è allontanata. Il classico dire ti ho pensato sempre, sì, ok, ma perché non mi hai mai scritto? Potrebbe essere, quindi non è necessariamente il dire tu hai fatto, tu hai fatto. E quindi probabilmente questo è un qualcosa che, nonostante getta delle ottime basi, probabilmente alla luce di un qualcosa di precedente che si va a rilasciare, magari non subito ma nel tempo, però è qualcosa per cui bisogna combattere. E questo 5 di denari, secondo me, dice proprio questo, che poi alla fine è la stessa cosa che diceva questo cavaliere qua, ovvero sì, qui arriva qualcuno. Qui arriva un qualcuno che ti fa battere il cuore, un 2 di coppe su un 4 di coppe, quindi nonostante sia tutto fermo, è un qualcosa che ha in sé la potenza di un universo. Ma tu riesci a placare 9 di coppe con regina di bastoni, quelle che possono essere magari le caratteristiche tue o magari anche dell'interazione con l'altra persona, alla luce di quella che potrebbe essere una differenza di stile di vita o di lontananza o di visione del mondo veramente molto 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 impattante, è una grande sfida, per questo mi esce un 5 di denari. Ora io te lo vado a chiarire, però secondo me quello che si può dire di questo potrebbe essere qui, ora qualche collega parlerebbe di relazione karmica e ci sta, potrebbe benissimo essere. Io poi, sai, sto sempre attento ad usare queste parole karmiche, fiamme gemelle, per carità non ne parliamo, secondo me è un neologismo che non ha senso. Sto sempre molto attento ad usare queste parole, però ecco, effettivamente qua potrebbe essere quella classica relazione dove non sappiamo dirci di no, però siamo anche consapevoli di essere veramente troppo diversi, per cui qui la sfida va vinta alla luce di un 4 di denari, alla luce del fatto che comunque, nonostante una differenza per taluni anche estremamente forte, che può portare a quello che è magari un
momento anche di nuovo conflitto o comunque un momento in cui sembra che le visioni delle due persone non si incrocino mai, qui comunque vedi c'è un 4 di denari che comunque alla fine è una carta di quello che può essere comunque un buon investimento. Per qualcuno questa persona è anche legata al concetto di denaro. Il 5 e il 4 di denari potrebbero essere il fatto che magari questa persona per un motivo o per un altro deve darti denaro o deve avere denaro. Mi auguro che debba dartelo, per carità, ci mancherebbe. Fai sentire la tua voce, ce lo dicevano fin dall'inizio, è un qualcosa che ricerchi nella memoria e che quest'anno sarà molto forte e ti porrà di fronte a una sfida. Certo, nel mezzo io potrei leggere anche questo 9 di coppe con regina di bastoni come l'arrivo di qualcun altro, ma non ha la potenza di questo 2 di coppe. Quindi tutto quello che potrà esserci oltre il riaffacciarsi di questo probabilmente sarà anche buono per te, ma non andrà ad impattare in quello che è il tuo cammino, il tuo destino, perché qui c'è veramente da riprendere le fila di un qualcosa che si è interrotto. Io so che ce la farai, ti auguro ogni felicità. Quest'anno alla fine ci mette subito a me col Mac, eccetera, ci mette subito in riga, ci dice dai, bisogna fare, bisogna fare, bisogna fare. Ed è giusto così, è giusto così, è l'anno in cui bisogna fare. So che ce la farai, ti auguro ogni bene. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Passiamo alla variante della casetta, la mettiamo qua e andiamo ad estrarre i nostri oracoli per te che hai scelto la variante della casetta. Cosa porta questo 2024 in amore? Per te che hai scelto la variante della casetta, cosa porta in amore questo 2024? Mettiamo anche l'Ancient Feminine Wisdom. Cosa porta l'amore in questo 2024 per te che hai scelto la variante della casetta? E infine andiamo a mettere il Woodland Wardens per te che hai scelto la variante della casetta. Cosa porta questo 2024? Andiamo a vedere. Dubbio e indecisione. Atena, la strategia. Il lupo e la rosa canina. Sembra un anno importante per te che hai scelto la variante della casetta, perché la carta di dubbio e indecisione parla di più possibilità. Anche se sei in coppia, qua potrebbe esserci. Mi piace la descrizione di questa carta, dice lui tiene per mano lei, ma qua c'è un'altra mano che arriva, quindi magari c'è qualcuno che entra o rientra, o magari c'è proprio la decisione in mezzo a due persone. Insomma, è la risolutezza, la decisione che devi esercitare con le tue qualità di leadership, come ci dice la carta del lupo e della rosa canina, ma soprattutto cercando appunto di adottare una strategia che ti dia ragione di quelle che poi saranno le tue mosse, quindi ti porti alla fine alla piena soddisfazione. Atena è una carta che suggerisce di operare delle scelte con consapevolezza e discernimento per sostenere la nostra causa. Vuoi chiudere un rapporto? Chiudilo, perché comunque il futuro ti riserva già qualcosa. Vuoi iniziare un rapporto e sdoganarti dall'idea di un qualcuno che magari ti ha fatto troppo male? Vai, buttati, fallo per te stesso, per te stessa. Rivendica le tue qualità di leadership. Vuoi
magari avviarti a quella frequentazione, a quella relazione, quindi magari tenere i piedi in due staffe. Sì, lo so, non si dovrebbe fare, però magari semplicemente è una finestra che ti apri per poter poi magari chiudere quello che c'è ora, che non ti dà quello che cerchi. Insomma, scegli per te stesso, per te stessa. È l'anno in cui sceglierai non solo, secondo me, per te stesso e per te stessa, ma sceglierai anche te stesso e te stessa, l'anno in cui ritroverai anche quella che è la tua voglia di amarti fondamentalmente, che poi alla fine è la vera formula dell'amore, l'amore per se stessi. Andiamo un po' a vedere per te che hai scelto la variante della casetta. Cosa porta l'amore in questo 2024? Vediamo un pochino. L'otto di denari. Vedi, anche l'otto di denari si dice spesso una carta di routine. È vero, però in realtà è una carta di falsa routine, ovvero è la carta di chi è capace comunque ogni giorno di fare un piccolo passo, fosse soltanto a livello mentale o a livello di concezione del cosmo. Ma sono quei piccoli passi che portano poi a trovare una nuova dimensione, che è quello che secondo me potrai fare quest'anno in amore, almeno a vedere queste carte. Il cavallo di spade, la torre, il nove di spade. Come ti ho detto prima, se c'è una relazione in corso, quest'anno potrebbe essere chiusa. O comunque potrebbe essere l'anno nel quale si sceglie di rivendicare la propria libertà. Pur se mi viene da dire un pochino anche a malincuore, perché comunque c'è sempre una carta di nove di spade in fondo. La luna. L'imperatrice. Il re di denari. Allora, questo è l'anno nel quale scoprirai quanto vale il concetto di fedeltà. Fedeltà a se stessi, fedeltà al partner o alla partner, ma soprattutto fedeltà a quello che veramente si vuole. Il cavallo di spade è un'improvvisa notizia, un'improvvisa apparizione, un improvviso ritorno, un'improvvisa conoscenza o l'improvviso scoprire con questa luna che magari forse qualcuno ci ha mentito, qualcuno ci ha tradito la nostra fiducia. Ed un'imperatrice che è gravida di potenzialità va su una torre, ovvero su un qualcosa che le cambia la prospettiva del mondo. Forse anche alla luce di un nove di spade, quindi purtroppo a volte le carte sono così, non si può essere sempre felici, forse un po' di sofferenza, forse un po' di dubbio, forse un po' di indecisione. Ma alla fine il guadagno dov'è? Nel re di denari, nel ritrovare la propria centratura e nel chiudere un qualcosa che probabilmente ci sta togliendo troppe energie, forse ci sta anche ingannando. Scegliere per se stessi, scegliere di rivendicare la propria libertà. Anche se tu fossi single, probabilmente qui c'è un qualcosa che ti ha un po' fermato, un po' raffreddato la voglia di metterti in gioco e quindi ti ha costretto o costretta a dover costantemente fare i conti con quello che è un passato magari di delusione. E forse magari non hai più la voglia di aprirti. Io siccome non voglio lasciarti con queste notizie così, perché per carità il lavoro su di sé è sempre una gran cosa, però qui stiamo parlando principalmente di amore, aggiungo un'altra linea, non me ne vorranno le altre varianti. Il 3 di bastoni, il 4 di spade, vedi la regina di denari.
Questo è l'anno in cui scoprirai, come ti ho detto prima, il valore della fedeltà, e per qualcuno purtroppo sarà dovuto al fatto che la fedeltà sarà messa in discussione, se non addirittura tradita, ma è anche l'anno in cui potrai, se lo vorrai, ricostruire. Dopo un grande dolore c'è la rinascita. Se questo fosse già accaduto, se questa fedeltà tu la stessi già mettendo in discussione, perché un cavallo di spade mi apre qua, questo è l'anno in cui tu riesci definitivamente a spazzare via ogni paura, ogni inquietudine, ogni ricordo negativo, e con questo 9 di spade a portare a compimento quello che è un processo di epurazione di quelle che sono tutte le tue incertezze, le tue paure, e a ricostruire. Sicuramente sulla linea della fedeltà. La fedeltà è quella su cui quest'anno tu non transigi, non perdoni nemmeno, sei peggio di me qua, non perdoni nemmeno un piccolo sbaglio, niente. Ed è l'anno in cui puoi trovare esattamente la dimensione, o se sei single, la persona che più ti risuona. È l'anno nel quale il tuo potere è al massimo, perché si è epurato di tutte le tossine intellettuali che ti avevano ferito, ferita, reso dubbioso, dubbiosa, o magari inibito o inibita in quella che era la sfera sentimentale degli anni precedenti. Questo è l'anno in cui ti riprendi te stesso o te stessa e puoi decidere con la grinta di una virago, e quindi di una grande guerriera, uomo o donna che tu sia, puoi scegliere tu chi fa parte della tua vita e chi no. È un anno meraviglioso questo, anche se devi lottare un pochino, sai? Io so che ce la farai, ti ringrazio per aver visto questo video, se ti è piaciuto ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del pupazzetto di neve, andiamo a vedere per te che hai scelto la variante del pupazzetto di neve. Cosa porta questo 2024 in amore? Per te che hai scelto la variante del pupazzetto di neve. Cosa porta nella sfera dell'amore, nella sfera emotiva, questo 2024? Mettiamo anche un oracolo dell'Ancient Feminine Wisdom, per te che hai scelto la variante del pupazzetto di neve. Cosa porta l'amore nel 2024? E infine mettiamo un oracolo del Woodland Wardens per te che hai scelto la variante del pupazzetto di neve. Ecco, questa l'ho girata, vabbè, tanto le devo girare tutte e tre. Allora, questa è la pesca e il fringuello. Questa è physical attraction, quindi attrazione fisica, amore non corrisposto. Più che amore non corrisposto si tradurrebbe come amore non richiesto. Sembra che in questo momento, magari non sarà per tutti, tu rifugga un po' le relazioni, forse sei peggio di Cronos in questo momento. Amore non richiesto però ci porta un po', con la presenza anche della carta della pesca e il fringuello, a dover imporre i nostri punti di vista. È una carta che ci dice di non annullarsi nelle relazioni, di non lasciarsi travolgere dalle relazioni, di non spersonalizzarsi. Qui è molto sottile, c'è un'attrazione fisica, c'è un qualcosa che è probabilmente avvolgente, totalizzante, magari c'è già o magari deve arrivare, e c'è la necessità di chiarire come una certa situazione deve evolvere. Se sei single è possibile che arrivi una persona veramente importante per te,
ma allo stesso tempo magari potrebbe essere una persona che ha un po' l'abitudine a fare relazioni totalizzanti, quindi andiamo subito a convivere, facciamo subito qui, facciamo... e quindi magari qui ti dice no, aspetta. Se sei in coppia è possibile che la tua situazione sia così e quindi magari qui devi far sentire la tua voce. Se stai vivendo una relazione a tre, la tua voce è nella scelta verso qualcuno che ti impone magari di subire un discorso di relazione non fissa. Insomma, è l'anno in cui l'amore arriva, c'è, ma bisogna anche saperlo gestire. Du Lac Tarot, per te che hai scelto la variante del pupazzetto di neve. Vediamo un po' questo 2024 come sarà in amore. Per te che hai scelto la variante del pupazzetto di neve. L'imperatrice. Beh, sembrerebbe una buona carta, perché comunque alla fine in potenza è una rinascita, però l'imperatrice ha sempre il difetto dello strafare, quindi bisogna un po' fare attenzione. È possibile che veramente qui ci sia un qualcosa da abbracciare, ma con tutti i riguardi del mondo. Il 10 di bastoni, che è sempre una carta del non sapersi staccare. L'asso di denari, sì, vedi. È fuori discussione che qualcosa arrivi. Il 2 di spade, che è una carta. Ci ragioniamo dopo, perché poi rappresenta l'equilibrio, l'amicizia, quindi potrebbe effettivamente entrarmi dalle amicizie se sei single, una situazione. Non è una carta, parla di una situazione immutata fondamentalmente. L'imperatore, il sole, l'appeso, di nuovo una situazione immutata. Allora, che ci sia un qualcuno in questo 2024 è fuori discussione, anche se sei single o anche se in questo momento vivi una storia altalenante, un asso di denari e un sole. Sono comunque l'apogeo per chi cerca un compagno, una compagna di vita o per chi magari ha un compagno, una compagna di vita. Quindi sicuramente questo 2024 un qualcosa di travolgente, un po' come diceva qua, attrazione fisica, quindi un sentire a pelle una persona o un recuperare la connessione se già sei in coppia con qualcuno o magari un vedere incrementare quello che può essere la vicinanza con qualcuno se stai vivendo una situazione di relazione altalenante o relazione a tre, ok, c'è la presenza, c'è. Qual è il problema? Il problema è questo 10 di bastoni, una carta comunque di necessario sdoganamento da persone precedenti o modi di vedere precedenti, ma anche una carta di fatica, quindi potresti essere anche una persona appunto che in questo momento forse l'amore lo pone un po' fra quelle che possono essere le ultime cose, le priorità magari in questo momento per te sono altre. E questo imperatore, che è una carta comunque di chi appunto magari guarda al lato più pragmatico della vita dicendo sì, ok, se poi arriva, arriva. Questo 2 di spade, che rappresenta comunque la necessità di trovare un equilibrio, ma soprattutto un appeso. L'appeso può significare relazione fissa, ok? Ma è sempre un qualcosa che richiede un certo sacrificio. Qui potrebbe arrivare un qualcuno che magari vuol subito dare un giro alla relazione, alla situazione, per come lui o lei lo desidera, un qualcuno un po' despota fondamentalmente. Oppure magari il tuo attuale compagno o la tua attuale compagna sono un po' despota, che poi despota non significa necessariamente io che impongo alla mia compagna qualcosa. Il dispotismo può anche essere esercitato con il non scegliere, quindi con il silenzio, col dire oh, ma
e questa relazione si chiude perché non c'è, e io no, lascio correre. Dispotismo può anche essere esercitato così, nel disinteresse, ecco. Quindi qua più che altro la possibilità c'è, però sembra che la persona sia un pochino troppo despota, troppo assertivo o assertiva. Secondo me qua le situazioni con più sicurezza sono i single, perché poi alla fine un due di spade potrebbe parlarmi di un qualcuno che ti arriva dalle amicizie o dalle persone che comunque già conosci, o magari se sei un imprenditore, un'imprenditrice, magari è con un cliente, una cliente. Per carità, ci può stare, però poi è un qualcuno che rivela dei tratti caratteriali. Vedi, c'ho la forza, questa è scuola inglese, quindi la forza è 8. Qualcuno che rivela un po' dei tratti caratteriali fagocitanti, mi viene da dire in un certo senso. Quindi qua bisogna stare un po' attenti, perché l'amore arriva, sì, assolutamente, però fai sentire la tua voce e scegli tu come ricevere amore. Perché, vedi, ci sono tante persone che ti dicono, ma io... facendo così ti aiuto, facendo, ma vai, vai, vai a fare, facendo così un cazzo, cioè ognuno ha le sue visioni della vita e tutte le visioni della vita vanno rispettate. Quindi in realtà quando qualcuno ti impone, ti dice, ma io non posso avere la relazione, ma io non posso fare questo passo, e se non puoi, vattene. Nel senso, qui c'è un qualcuno che vuole fare un po' il bello e il cattivo tempo e va gestito, va gestita. Non è semplice, guarda, ti ci voglio buttare giù un'altra carta quanto a quella di sintesi, perché non è che non arriva qua l'amore, è che è un po' un capatosta. Potrebbe anche essere un qualcuno per dire che magari è estremamente dedito a una causa lavorativa o di qualsiasi altro tipo e che quindi di conseguenza poi in realtà nel momento in cui ci si trova amore, cippe, 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 gli uccellini, le farfalline. Nel momento in cui chiudo il telefono o non mi faccio trovare, non ci sono per nessuno, e quindi diventa anche un po' forse destabilizzante. Vedi, l'asso di coppe in potenza c'è qua, c'è comunque il grande amore, o comunque c'è la possibilità di portare quella situazione che c'è ora, perché qui chiusure di storie non ne vedo. C'è la possibilità di portare quella situazione che c'è ora a livello di quello che può essere un miglioramento sensibile, però richiede un grande impegno mentale. Qui è una relazione che secondo me va molto sul mentale. Ti dico anche che hai due assi, cioè qui c'è proprio una fine che diventa un nuovo inizio, però a differenza di 2-10, laddove c'è una fine di un qualcosa che lascia spazio al nuovo, qui i protagonisti più o meno sono sempre gli stessi. Si mischiano le carte, ma in generale poi i ruoli sono quelli. E quindi di conseguenza per questo ti dico, qui c'è un qualcuno che potrebbe, se sei single in particolare, entrare dal giro delle amicizie o delle conoscenze o delle persone. E però, ti ripeto, bisogna stare un pochino attenti a gestirlo o a gestirla. Per quanto riguarda una forza, per carità, alla fine è l'espressione di quella che è la propria volontà, quindi ce la fai alla fine a dare un verso a questa situazione, però... Beh, cioè, mai una gioia veramente, si potrebbe fare molto più semplicemente. Teniamo anche presente che mi parti da un'imperatrice, mi arrivi ad una forza e quindi il divario è di 8, che tra l'altro è proprio il numero di quest'anno, ma è anche la carta della giustizia, quindi alla fine l'equilibrio che si deve trovare in una situazione. Anche se tu dovessi staccarti da un'altra persona, anche mentalmente qua, forse questa situazione potrebbe influenzare il tuo comportamento e magari di conseguenza la risposta dell'altra persona. Però è sempre comunque una persona che non si pone proprio, si pone in maniera un po' troppo disfattista, secondo me. Pur tuttavia resta un asso di denari, un sole e anche un asso di coppe. Quindi c'è, ma bisogna un po' combattere qua. C'è il miglioramento, c'è il rafforzarsi della coppia, per qualcuno c'è la nuova conoscenza che entra dal giro delle amicizie, o magari se sei in coppia, qui c'è proprio
la nuova conoscenza che viene un po' a scardinare la coppia, però non è facile, bisogna scendere a patti qua, bisogna, è come se si dovesse appunto imporsi, non tanto per l'amare, perché l'amore io ce lo vedo, imporsi sulla gestione della relazione. Quindi qua bisogna fare un po' attenzione. Beh, comunque l'amore alla fine arriva. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Con questo si conclude il primo interattivo dell'anno. Speravo di farlo un po' prima, purtroppo quello che è successo col mio Mac, col mio tablet, insomma la tecnologia non è partita bene all'inizio del 2024 per Cronos, ma come ho detto nell'intro, ogni volta che un anno mi è partito male poi è evoluto in maniera molto buona, quindi alla fine speriamo anche che quest'anno possa evolvere in maniera costruttiva. Io ti ringrazio e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!